Oggi, 22 ottobre, ricorre la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II, perché questo è il giorno che coincide con il suo insediamento al soglio pontificio. San Giovanni Paolo II, santo subito, il grande, grandissimo Papa, il grande Papa polacco. E allora, abbiamo chiesto al direttore editoriale dell'agenzia ACI Stampa, vaticanista, Angela Ambrogetti, buon pomeriggio, di essere qui con noi, perché, eccolo qua, Angela Ambrogetti scrive questo libro, Compagni di viaggio, e poc'anzi nella pubblicità commentavamo come tutto ciò che da un certo momento in poi ci è sembrato normale, in realtà sia partito dalla capacità di questo Papa di cambiare le cose. Perché la raccolta di questo libro intanto? Allora, intanto la raccolta di questo libro perché io ho lavorato a lungo alla Radio Vaticana con i materiali audio inediti. Perché queste sono le interviste fatte durante i voli? Dunque sono, è una raccolta delle interviste. Interviste al volo con Giovanni Paolo II. Le più significative fatte durante i voli internazionali che ha fatto Giovanni Paolo II. Ora, a noi oggi sembra normale che Papa Francesco rilasci una mega intervista alla fine di un viaggio, che poi venga immediatamente pubblicata da tutti i media nazionali, internazionali, vaticani. Ma non era mica così quando nel 1979 Giovanni Paolo II ha fatto il primo viaggio internazionale, perché si veniva da Paolo VI, che aveva iniziato i viaggi, certo, il quale però appariva nella cabina dell'aereo con i giornalisti che erano a seguito, dava una benedizione, diceva un saluto generale e andava via. Poi nel 1979 Wojtyła è arrivato e ha sconvolto tutto, ma in una maniera molto semplice. È entrato nella cabina dell'aereo, ha dato una benedizione, ha iniziato a salutare così genericamente tutti e un giornalista americano l'ha quasi fermato e gli ha detto: Santità, quando verrai in America? Verrai in America a visitare gli Stati Uniti? Il Papa si è girato e ha risposto. Ha detto: sì, certo, bisogna che ci vengo, è una cosa assolutamente da fare. Da lì si è aperto una valanga, diciamo, da nuova. Lì è cambiato tutto. E allora abbiamo chiesto, mentre questo è Papa Wojtyła che entra nella cabina pilotaggio, e anche questa è una bellissima immagine. Queste sono foto dell'Osservatore Romano. Che assolutamente citiamo nelle fotografie dell'Osservatore Romano. Abbiamo chiesto al nostro Matteo Forino di raccontarci in un tempo breve tanti voli, tanti viaggi che hanno segnato anche questo grande cambiamento. Guardate un po'. Tra i paesi dove le porte sono rimaste chiuse, quali sono quelli che sogna più di andare? I più grandi. Prima era Unione Sovietica, adesso è Russia, europea e asiatica. E poi la Cina. Ancora cammino sui miei piedi anche nelle montagne. Allora, arriviamo ad analizzare tutti i personaggi che abbiamo visto, le persone, le personalità che abbiamo visto in questo breve video, ma ci voleva, ne avevamo bisogno. Sbobinare è un termine esatto, no? Sì. Ascoltare tutte queste interviste, direttore, le ha fatto trovare un filo conduttore, un filo comune? Sì, direi che il filo conduttore è molto semplice, tutto sommato, è la voglia di vedere l'universalità della Chiesa anche nelle particolarità dei dettagli di ogni domanda, mm-hmm, e la voglia di rispondere in maniera assolutamente schietta e diretta, quasi come una specie di gioco di tennis, di ping pong, sì, con i giornalisti, sì, 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 un botta e risposta quando ce n'era bisogno, oppure una risposta più approfondita a secondo della domanda. E poi ci vedo anche uno svolgimento nel tempo, perché dai primi incontri, che erano veramente delle chiacchiere nel corridoio,
piano piano si è arrivati verso la fine a una strutturazione più completa, certo, di conferenza stampa. Quindi ci sono diversi periodi, un po' come per i grandi pittori. Lo vogliamo ricordare? 27 anni. 27 anni, e negli ultimi anni tra l'altro non c'era più una vera conferenza stampa per ovvi motivi di salute. Per evidenti di motivi salute, di salute. Certo. Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, insomma. Non ci abituiamo a dirlo. Papa Giovanni Paolo II, il 25 gennaio del 1979, poco più di tre mesi dopo le elezioni, va nella Repubblica Dominicana, Messico e Bahamas. Nella prefazione del libro, l'arcivescovo di Cracovia, quel Monsignor Cardinale, oggi Stanislao Givish, che è stato la sua ombra, è stato l'uomo sempre vicino, racconta questo cambio di passo. Sì. No? Veramente questa... Insomma, lui aprì dicendo non abbiate paura. E questa assenza di paura innanzitutto era la sua, lui apriva a cose completamente nuove. Lui era pronto a portare lo spirito e il vento del concilio che lui aveva fatto, a cui lui aveva partecipato. Certo. E che quindi sapeva esattamente da dentro che cosa fosse e che cosa dovesse portare in giro per il mondo. Quindi la sua idea era andare nel mondo a visitare le varie chiese. Chiese nei posti più disparati che avevano bisogno di non solo di vedere Pietro, no? È un modo di dire, si viene a Roma a vedere Pietro, no, ma di avere Pietro lì dove le chiese sono. E quindi questo lui ha preso e lo ha fatto, forse anche con un po' di incoscienza si potrebbe dire, nel senso che molti gli dicevano, e lui lo dice nelle varie conversazioni, mi dicono che viaggio troppo, forse è anche vero, però è una cosa che va fatta. Andava fatta questa cosa, il Papa che ha portato se stesso nel mondo, che aveva bisogno di ricevere il Papa e quella figura sempre accanto a lui. Arriva in realtà circa un anno e mezzo, due anni dopo. Stiamo parlando di Navarro Valls. Joachim Navarro Valls, a cui vi prego Joachim, dedicate un applauso perché è stato un uomo di altissimo valore morale e professionale. Non lo ha lasciato mai, era con lui. Lui è arrivato sempre nell'84, diciamo, alla direzione della sala stampa della Santa Sede. Bisogna immaginare una situazione molto diversa da quella di adesso. Ah, è vero, 84, esattamente, erano più anni. Sì. Certo. E era una situazione molto diversa da quella di adesso. Cioè il ruolo di Joachim Navarro Valls è stato il ruolo veramente del portavoce, cioè della persona che era a contatto con quello che noi vaticanisti chiamiamo l'appartamento, cioè lo stretto circolo del Papa, segretari e in questo caso, nel caso di Wojtyła, anche delle suore che si occupavano della casa. Ma l'appartamento è proprio, è come dire, il Papa. Sì. E lui aveva questo contatto con l'appartamento ed era un vero portavoce. Nel bene e nel male ci sono cose giuste, ci sono stati errori, ci sono stati anche momenti in cui si è potuta notare una certa crisi. È l'umanità, sono stati tanti anni, ma lui aveva questo contatto. Adesso la situazione è un po' diversa. Allora stimate che insomma è l'uomo che... con estrema infinita dignità piange quando il Papa sta per morire. Sì. Ma a questo voglio ricollegare la nostra ospite tra poco. Allora, ci sono delle fotografie, è un libro ricchissimo anche di fotografie, che meritano un racconto particolare. Giovanni Paolo II in treno, all'arrivo alla stazione di Roma Trastevere, stazione completamente, mamma mia i treni come erano diversi, sì, vabbè, giustamente, completamente imbiancata, perché aveva nevicato a Roma. Allora, questo è il ritorno dal viaggio in India, mi pare l'86 se non erro, 86. Comunque quel periodo lì, e neve a Roma, cosa assolutamente inattesa e improponibile, l'aereo del Papa non può atterrare a Fiumicino, uh-huh. E allora che si fa? Si atterra a Napoli e l'ultimo pezzo si torna indietro in treno. E con tutto questo vediamo con tutto il seguito del volo papale che venendo dall'India spesso con vestiti anche molto leggeri si trovano improvvisamente in la mezzo neve alla a Roma neve, che insomma era... e devono arrivare col primo treno che avevano trovato. È stata tutta una cosa diciamo arrangiata all'ultimo momento. Ma anche questo è un volo papale, insomma, questo è il famoso volo papale sul treno. Volo papale sul treno, insomma, sono cose molto, molto singolari. Poi una foto che viene dal viaggio in Venezuela, Ecuador, Perù, Trinidad e Tobago e c'è una torta, si festeggia, che cosa? E non mi ricordo esattamente cosa fosse, forse i 25 anni di episcopato. Però, che era qualche cosa. Era il 25esimo viaggio internazionale. Il 25esimo viaggio internazionale. Che il Papa stava dicendo: guardate, faccio la brava più. Perché ho letto tutto. Abbiamo preso tutti con le nostre autrici. Avete lavorato. Ecco, mica mi sveglio.
E questa dimostrazione che comunque i voli, i viaggi con torte, eccetera, non sono neanche questa una novità, insomma. Papa Francesco li fa, ma insomma si facevano. Però lui è stato il primo, insomma. Votivo ha inventato anche questo. Allora, appassionata degli discorsi di San Giovanni Paolo II, la nostra ospite ha scritto anche un secondo libro che racconta i suoi discorsi a tavola. Questo è ancora più divertente per certi aspetti perché è meno atteso. Allora, ormai delle conferenze stampa in aereo, comunque dopo i primi 2-3 viaggi, diventano una consuetudine e tutti i giornalisti ci fanno conto, ci sono le riprese, le abbiamo viste, certo, eccetera. Ma invece c'è un momento particolare. Quando il Papa va in un paese, normalmente si ferma, Wojtyła si fermava a cena o a pranzo con la conferenza episcopale del paese, ed era un momento molto particolare, assolutamente privato. Lì non c'era stampa, non c'erano giornalisti, certo, non c'era nessuno, certo, ma c'era un simpatico signore della Radio Vaticana che registrava le conversazioni del Papa per archivio, proprio per archivio storico, certo, giusto. Queste conversazioni quasi mai sono state rese pubbliche perché appunto non c'erano giornalisti. E io, avendo cominciato a lavorando alla Radio Vaticana su un programma di improvvisazioni di Giovanni Paolo II, dopo aver fatto le conferenze stampa, che se vogliamo era una cosa semplice da immaginare, sono andata a cercare queste registrazioni e ho trovato veramente delle cose preziose. Qual è la cosa più strana, la cosa più particolare, se ce n'è una, in realtà sono tante. Le cose più particolari era quando il Papa scherzava o quando faceva, diciamo, delle grandi visioni di teologia della storia. Per esempio, una che poi è diventato un testo che è diventato anche abbastanza importante e significativo, quando ha paragonato la storia dell'Angola, era in Angola, sì, con il millennio della Polonia, il millennio cristiano della Polonia. C'era una visione che collegava certo, la libertà dell'Angola dal comunismo alla libertà della Polonia, sino a quello che aveva detto la Madonna di Fatima, cioè riusciva a fare dei collegamenti incredibili, ed era solo uno dei tanti testi. Ma c'è una ragazzina che quella sera del 16 ottobre 1978 è in Piazza San Pietro. Alzi la mano chi tra voi, quando è stato detto Wojtyła, non ha pensato, è africano, è il Papa è africano. E invece quella ragazzina che era lì con la mamma... Quella ragazzina aveva letto dei giornali e aveva detto no, questo è polacco. Cioè, vaticanista sin da piccola. Quanti anni... No, io chiedo scusa. Quanti anni aveva, direttore? 13 anni. 13 anni. A 13 anni, quando dice un destino, lei era già vaticanista, aveva già capito tutto. Ha detto no, questo è polacco. E infatti poi dopo, come al solito, con i giornali in mano, con tutte, certo, le biografie, ed era un personaggio assolutamente sconosciuto in Occidente, certo, diciamo. Certo. E invece era lì per cambiare la nostra storia. E quando quella Papa mobile con il Papa malato, ormai illuminata dall'interno, quella è una delle immagini più belle che ho nella mia memoria. Sì, perché portò il Papa in Vaticano. Sì, gli ultimi giorni, quel febbraio, eccetera, soprattutto febbraio del 2005, il Papa andava e tornava dal Gemelli. Sì. E in uno di questi rientri, non l'ultimo, ma il penultimo, credo, perché l'ultimo lo fecero con una camionetta, con una, sì, macchina chiusa, eccetera, nel penultimo viaggio... Quasi nessuno sapeva che lui stava tornando, diciamo nessuno, non c'era folla per la strada. Io l'ho visto, stavo tornando a casa anch'io, l'ho visto arrivare a Piazza San Pietro, e la cosa molto particolare, molto suggestiva, era che era nella macchina, quella che viene considerata la Papa mobile, la macchina vettura panoramica, chiusa, con la luce accesa dentro, sì, per cui si vedeva questa immagine di quest'uomo che stava tutto appoggiato, sofferente, sulla sedia, e questa luce, e lui che guardava Roma e nello stesso tempo si lasciava guardare. Allora, molto suggestivo. Sapete cosa facciamo? Vi salutiamo qui. Oggi la nostra finestra la vogliamo piena di questa immagine e ci diamo appuntamento a domani. Tra poco la recita alla Colazione della Divina Misericordia. A domani con l'ora solare. Grazie. Grazie. Grazie mille, direttore. Grazie di essere stato con noi. Grazie davvero.